Per me vivere a Tiberin è una vita. Per me la mia testimonianza di prete in terra di Islam non è una testimonianza della parola, ma è una testimonianza dei fatti, dell'amicizia, della convivialità, del legame con la gente del posto. Tiberin non rappresenta più semplicemente la morte dei monaci, ma appunto tutti questi grandi segni che in giro per il mondo permettono di poter guardare alla possibilità di un incontro. Padre Jean-Marie Lassos da 15 anni è giardiniere, custode del monastero di Tiberin in Algeria. Qui coltiva alberi da frutto e si prodiga per mantenere vivi in territorio islamico lo spirito della testimonianza cristiana e del martirio dei 7 monaci trappisti rapiti e poi barbaramente uccisi nel 1996, una vicenda dalla quale è stato tratto il film Uomini di Dio. Ci facciamo uccidere tranquillamente? È un rischio. Un monastero di Tiberin, io sono. A Tiberin sono una delle due persone che vivono permanentemente, l'altra è un laico, Frédéric, e ci occupiamo, io particolarmente da 15 anni, dell'agricoltura e dell'accoglienza delle persone che vengono a visitarci. Essere giardiniere significa innanzitutto occuparsi dei 2000 alberi che sono stati coltivati appunto 15 anni fa a Tiberin e di tutta la produzione che ne consegue, con due operai che erano gli stessi che lavoravano con i monaci e che vivono dall'altra parte della strada. Essere giardiniere significa però anche prendersi cura, e prendersi cura anche attraverso il lavoro agricolo, ma non solo, del messaggio che hanno lasciato i monaci. Anzi, nel segno che questi monaci hanno lasciato, continuare questo lavoro di vicinanza e convivialità con la gente del posto anche attraverso il lavoro. Padre Lassos continua l'opera dei trappisti tramite l'amicizia e l'incontro con la popolazione locale, come ha raccontato a Milano, invitato dal PIME per una serie di incontri dedicati al tema della rivoluzione della misericordia. Tiberin è un simbolo della convivialità tra musulmani e cristiani che è cresciuto nel corso di questi 20 anni, ed è cresciuto attraverso delle forme diverse, per esempio il film Uomini di Dio, opere d'arte, altre modalità di rappresentazione, ma anche di tenere vivo il messaggio dei monaci. Certamente il sangue dei fratelli ha irrigato la chiesa d'Algeria di oggi. Non solo il sangue dei monaci, ma anche quello delle altre 12 vittime, gli altri 12 preti e suore che hanno dato la loro vita per questo paese. Pendant les années noires. Direi che questo martirio non alimenta solo la Chiesa d'Algeria, ma ormai Tiberin è diventato un patrimonio della Chiesa universale che va ben al di là della piccola Chiesa d'Algeria. Il messaggio di Tiberin ha nutrito in un certo senso ancor più al di fuori del paese la possibilità appunto di un dialogo con l'Islam. E questo ha anche generato la possibilità che in varie parti del mondo si siano create delle associazioni che hanno ripreso proprio lo spirito di Tiberin e che lo stanno portando avanti. Tiberin, spiega padre Lassos, non è un luogo di morte ma di vita, significativo per l'incontro e per il dialogo tra cristiani e musulmani. Excellent. Nous avons hérité. Le relazioni sono eccellenti. Noi ci collochiamo appunto nel solco di 60 anni di presenza dei monaci e abbiamo ereditato questa appunto possibilità di relazioni molto buone con la gente del posto. Il sogno è che dopo questi 15 anni in cui abbiamo cercato di tenere vivo lo spirito di Tiberin, non senza difficoltà, una comunità possa tornare a Tiberin sempre nello spirito dei monaci e possa continuare questa presenza. Io dico inshallah se Dio vuole, ma spero proprio che questo anno 2016 porterà alla presenza di una comunità a Tiberin.